Allora, mister, il nome d'arco torna a brillare anche tra le mura amiche. Ma sì, no, beh, stiamo facendo un periodo che stiamo facendo bene e questo risultato penso che sia il coronamento di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo arco di tempo. Ci tenevamo e abbiamo fatto una prestazione superba. 5 vittorie consecutive, record da Lomegliano. Ma io glielo ho detto, te l'avevo detto anche a te. Prima della partita, sono piccole motivazioni che fanno grande un gruppo e loro l'hanno capito perché sono giovani e io penso che per farsi vedere, per uscire dalla massa, hai bisogno di qualcosa di importante. Col lavoro sono arrivati a poter vivere questa cosa qua importante e l'hanno saputa prendere. Questo è un grande gesto di maturità. Se si dà un attimo un'occhiata alla classifica, il segretario generale ha detto che mancano 2 punti alla salvezza e qui siamo 15 dai play-out. Il presidente invece ha detto che è tranquillo perché ormai Lomegliara può ritenersi salvo. Ah, guarda, il mio obiettivo era quello di migliorare quello che era la stagione scorsa. Questi ragazzi qua lo sanno, sappiamo benissimo che non è finita e dobbiamo continuare a migliorarci di giorno in giorno. Sono giovani, hanno queste caratteristiche per migliorarsi, quindi adesso bisogna essere bravi a piano piano raggiungere l'obiettivo dei playoff, che per noi è un traguardo importantissimo. Un giudizio sintetico sulla partita di oggi. Ma faccio i complimenti a questi ragazzi perché penso che hanno fatto una partita forse la migliore che ho visto fin qua del Lomegliara, aggressivi, convinti, vogliosi, da parte di tutti. È difficile adesso parlare del singolo oppure lasciare fuori qualcuno. Cioè, la cosa bella è vedere quelli che non giocano, che hanno i denti stretti perché vorrebbero partecipare. Io l'ho detto, mi dispiace che purtroppo in campo non ci siano oggi, qualsiasi giocatore che avrei mandato in campo oggi faceva bella figura. A posto.